Carlo Augusto Viano, La scintilla di Caino, storia della coscienza e dei suoi usi, edito da Bollati Boringhieri nel 2013. Niente. Carlo Augusto Viano è nato a Aosta il 10 luglio del 1929. Si è laureato in filosofia nella facoltà di lettere dell'Università di Torino nel 1952. In quest'ultima è diventato subito dopo assistente di Nicola Abbagnano, con il quale si era laureato con una tesi sul principio del terzo escluso nella logica di Aristotele. Leggiamo dalla sua biografia su Wikipedia che Viano è di formazione neo-illuminista e si occupa principalmente di storia della filosofia antica e moderna e di etica. Nel campo della filosofia è autore di testi su Aristotele, su John Locke e oltre a varie opere di storia e di filosofia curate in collaborazione con Pietro Rossi. Nel campo dell'etica, oltre a studi storici come nei due libri quello dell'etica e teoria dell'etica contemporanea, si è dedicato a promuovere la costruzione di una bioetica laica e soprattutto negli ultimi anni a denunciare la timidezza dei laici di fronte alle ingerenze della Chiesa Cattolica in ambito scientifico e etico più che morale. La scintilla di Caino, storia della coscienza e dei suoi usi, è il suo ultimo libro. Si tratta di un bel libro erudito sulla storia della coscienza e più che della coscienza, di cui non si capisce mai che cosa sia, è una storia dell'idea di coscienza. E come scrive l'autore, non è una storia completa e esaustiva, ma un intreccio di storie che va da una vicenda americana nella quale i membri di una setta relativamente tardiva del protestantesimo, i quaccheri, si rifiutano di imbracciare le armi e finisce con il rifiuto di una parte di medici di offrire alle donne l'assistenza che esse richiedono. Una storia quindi senza predestinazione. Dice Viano, spesso le grandi vicende sono dominate da circostanze accidentali, quelle che dovrebbero essere il pane quotidiano degli storici, privi come sono di strumenti formali e concettuali potenti, capaci di trovare le cause delle cose, figurarsi poi i filosofi impigliati in idee ambiziose e vaghe. Questo forse è il frutto della sua attraversata delle teorie filosofico-politiche. Tenendoci al linguaggio di Viano, possiamo dire che la psicanalisi è la scienza delle circostanze accidentali e in tal senso l'autore non se ne è avvantaggiato. Già è in polemica con i filosofi, anche se per noi la distinzione tra storici della filosofia e filosofi è uno steccato universitario. Rien de plus. L'idea di coscienza si sviluppava nella cultura romana dopo Cicerone, scrive Viano. Prima, nell'ambito greco, era sineidos. Sin, che significa con, e eidenai, che significa conoscere,
e che ha una parentela stretta con Idein, che significa vedere. Era più consapevolezza che coscienza, e si poteva tradurre, non per calco, come coidea, il vedere in comune. È la stessa questione. La coscienza è il foro interno delle immagini costruite, ovvero fatte. Fantasma assoluto, impero sulle immagini, impero degli idoli, impero degli empi, che certamente prosperano. E così, da una opaca nascita nelle narrazioni greche antiche, è l'ebreo ellenizzato Paolo che si compromette con la Gnosi e consegna con la sua creazione del cristianesimo. Tra l'altro anche Viano riconosce che la setta di Gesù era ebraica e interna all'ebraismo, come lo è persino il falso messia Sabbatai Zevi. Ebbene, una coscienza divisa in due, secondo quell'impianto che 2000 anni dopo Freud rinominerà primato del fallo: coscienza debole e coscienza forte. Quella debole era quella degli ebrei, che erano rimasti legati alle tradizioni ebraiche, incapaci, presuntamente, diciamo, di sentire la forza dello spirito. Non vale la pena di chiosare sulla coscienza forte. La coscienza è collocata da Dio, più sobriamente da Paolo, tra sé e l'uomo, nella zona alta dell'anima, diranno i suoi scriba sempre più ellenizzati, nel senso che anche nel secolo scorso Jacob Taubes, filosofo e rabbino, dirà che le università europee sono sempre ellenizzate. Ellenizzazione che preforma i suoi allievi, in particolare nei licei classici, tanto rarissimi sono gli intellettuali che non passano per questa filiera. Si può leggere una storia della coscienza senza l'ipotesi teologica? Ovvero, può il termine coscienza secolarizzato non avere più debiti nei confronti della teologia? O già non li aveva quando è sorto prima di Cristo? Ci vorrebbe anche una ricerca storica più approfondita sulla connessione tra il termine coscienza e quello di anima. Tra l'altro, a quando risale la traduzione di Roi, soffio, respiro con anima e poi psiche? Perdendo, tra l'altro, non i pneumatici ma i pneuma, la prima traduzione greca di respiro, con la Bibbia di 70. In effetti, pur non accentuando questo aspetto della sua ricerca storica, il laico Carlo Augusto Viano non può che attenersi alla teologia politica dell'idea di coscienza, questione che non gli fa problema, sebbene abbia insegnato storia delle dottrine politiche, e la porta, senza neanche spingerla, alla soglia della sua inesistenza, facendone l'ultimo stadio della scala delle finzioni. Il libro non è abusato dire che si legge come un romanzo, in cui l'impersonaggio più che il personaggio è la coscienza. È scritto in una bella lingua moderna, che poggia su quella classica. Gli ambiti di lettura vanno dall'idea di coscienza in Cicerone e Paolo, da Ezechiele a Agostino, passando per Girolamo, che non nega la scintilla della coscienza, nemmeno a Caino, da cui trae spunto il titolo dell'opera di Viano. E riprende anche il confronto di una vita da parte sua con John Locke, filosofo inglese del 600, ovvero con la coscienza come opinione.
essenzialmente resta la coscienza come l'interfaccia tra Dio e l'uomo, ma dentro l'uomo, anche nell'epoca della morte di Dio, che è sempre parte della teologia politica, non è la fine della teologia politica, tutt'altro, e si rileva nei capitoli che appaiono più laici, come quello sulla coscienza collettiva o quello su scienza e coscienza. Se la coscienza è il luogo in cui Dio ha accesso, ma quale Dio? Tra il fuori e il dentro, e realizza il suo regno interno, senza dover rendere conto del paradosso del monoteismo, chi ha creato Dio, basta forse dissipare la credenza nella coscienza per cominciare l'era intellettuale in cui non c'è più teologia politica? È ancora valido il gesto di Lacan di agganciare una questione alla topologia per cominciare a scalfire la granitica opacità di quel che non si intende? Come dire che il dentro e il fuori si iscrivono nella struttura di un astro di Möbius e quindi si dissolvono. Carlo Augusto Viano, indagando storicamente la coscienza e i suoi usi, la considera un contenente buono per molti contenuti, se non infiniti. Oppure è la coscienza che storicamente si pone come tale, come materia plasmabile e da una forma epocale. Manca poco per chiedersi se non sia altro un luogo comune. È un gesto ateo quello di Freud di non occuparsi più della coscienza ma dell'inconscio? Tale è la questione laica? Forse? Ovvero la questione intellettuale senza più debiti nei confronti della Chiesa dell'Esercito. Intendo passare dalla questione della coscienza a quella dell'inconscio. Nella lettura di Viano, la coscienza sorge in connessione con la teologia politica di Paolo e si arena nel presente come ultimo stadio della scala di finzioni usata dalla Chiesa e dall'Esercito. Non a caso il libro comincia con l'obiezione di coscienza dei quaccheri rispetto all'uso della violenza nell'esercito. Non c'è un'analisi di Viano qui del potere, nonostante ha insegnato teoria del potere, cos'è la filosofia politica, del suo impianto gerarchico quindi e dell'uso che le oligarchie e le monocrazie fanno del fantasma chiamato coscienza. C'è il caso Italia e il bersaglio di Viano è la Chiesa, ossia l'edificio di Paolo, il cui bersaglio era Roma, era il potere romano. E non sappiamo quanto valga leggere l'Islam sostituendo la Chiesa alla moschea. Certo, la Chiesa ha promosso la scintilla di Caino come la parte alta dell'anima, in modo da dominare ogni anima, e in questo la sua politica, e non tanto universale ma imperiale, e questa è la ragione del compromesso con il diritto romano nel XII secolo, con il Decretum Graziani, il decreto di Graziano, la Concordia dei canoni discordanti, che tra l'altro Viano cita in questa sua opera. Ci sono più attori sulla scena civile e incivile, e se la Chiesa diventa il mulino a vento, non si può più cogliere l'apporto di ciascuno. Tentativo di edificare l'imperium sulla vita. Senza questa messa in discussione,
non si capisce perché non solo la Chiesa dirige le coscienze, ma anche l'università, al punto che quello che diciamo noi è illegittimo e quello che dice un universitario è legittimo. Sono paradossi connotativi, no? Ciascuno legge, ma un pessimo lettore laureato è legittimo rispetto a un eccellente lettore non laureato, in quella presunta materia. La materia è una dimensione della parola e non è quella la materia. Intendo la materia di un libro. E poi questo spartiacque, che è il sistema dicotomico, è mobile, come la coda dell'animale acefalo che cerca di evitare lo scrittore e qua e là teorico Philippe Sollers. Accettare questi steccati di discipline universitarie è il modo di non... di non intendere, di non capire, di non procedere da una questione intellettuale come questione aperta. Basta leggere qualche curioso di fine Ottocento, più che del secolo scorso, per accorgersi che l'intellettuale non può attenersi a steccati disciplinari per poi fare l'apologia di una interdisciplinarità che rimane un'altra formula della questione chiusa. Per esempio Giovanni Vailati, professore di meccanica, siamo nel 1890, insomma, fine dell'Ottocento. Nella sua indagine intorno alla meccanica va dalla filosofia, alla teologia, alla sociologia, all'astrofisica e non solo alla matematica e non solo a quella che era la sua materia di insegnamento, che è la meccanica, sulla scia del Rinascimento, insomma, no? Non della sua negazione. Altrimenti non si capisce come media al soldo di puttanieri e espositori in fila indiana di coglionerie siano nei loro dispacci presi come verità sociali incontrovertibili, invitati come super esperti negli spettacoli mediatici. E invece dispositivi civili e intellettuali rimangono pressoché invisibili sulla scena civile, che sembra quasi un ossimoro, da tanto è incivile. Basta rifarsi alla descrizione, appunto, che ne dà Giorgio Agamben e che abbiamo letto in una. In una di queste testimonianze in video. Non solo Freud problematizza la coscienza col tema, con la terna tematica preconscio, conscio, inconscio, ma poi passa a un'altra terna, io superio, in cui sparisce addirittura il riferimento alla coscienza. E prima non è più ripresa la terminologia in cui interviene il concetto di anima. E spesso parlava di Seelenanalyse, quindi analisi dell'anima.
all'inizio della sua elaborazione obietta tra l'altro alla nozione di controvolontà e di doppia coscienza di Janet, e non si trova nulla nella sua opera per sostenere la credenza nella coscienza, che la coscienza vada da sé, non avrebbe inventato l'inconscio, e ancor meno si può trovare nella elaborazione di Freud qualcosa che possa sostenere la credenza nella coscienza seriale, nella personalità multipla, giunta ormai da decenni anche in Europa come un gadget hollywoodiano. Carlo Augusto Viano, con il suo metodo intellettuale, con un confronto serrato con le fonti storiche della psicanalisi, avrebbe potuto dedicare un capitolo alla coscienza in Freud, non all'inconscio, all'uso che ne ha fatto. Forse il primo passo oltre lo stadio nella scala delle finzioni, la definizione è sua. Utile anche per leggere le innumerevoli scale delle finzioni a orientamento psicanalitico, che scimmiottando la struttura della Chiesa e dell'esercito sono la nuova Samkhya, la sigla la dobbiamo a Jacques Lacan, sigla ironica, e sarebbe la società di assistenza mutuale contro il discorso analitico, SAMCDA. E questo ho detto ancora in gergo lacaniano: qui non si va contro il discorso analitico, ma contro la psicanalisi originaria, la scienza della parola. Dal testo di Carlo Augusto Viano emerge distanza di una intellettualità che non ha più nessun bisogno della coscienza. È un contributo alla vanificazione della coscienza come fantasma, come il testo di Lacan, e lui lo afferma anche, è un contributo alla vanificazione del fantasma dell'anima. Lacan dice espressamente che l'anima è un fantasma, ed è un'istanza bipartita indiana. La parte distruttiva, che potrebbe proseguire con una lettura del fittizio, del fattizio, ossia del feticismo, che tra Marx e Freud è rimasto ancora un enigma, e la parte costruttiva, qualcosa come un'assiomatica, più che una assiologia della coscienza, ossia distanza di un'altra coscienza che attende il suo proseguimento. Se lo troviamo, l'abbiamo cercato e non l'abbiamo trovato ancora, leggeremo con interesse il suo primo libro sulla logica di Aristotele, ovvero quello che è menzionato come il suo libro sulla nozione di terzo escluso.